Signori, buon salve e ben ritrovati in questo Sud America ribelle, a quanto pare. C'è pieno di rivolte da far schifo un po' ovunque, forse per il tastino riduci autonomia, ma tant'è. Prima è partita una canzone, tipo si chiamava Sussurri nella foresta o una roba genere, tipo Whispers in the Forest. Ma che cazzo sto sentendo? Perché avevo alzato il volume e ho detto, ma cos'è tutto questo casino qua che sento... Situare, poi partire una chitarra, dove ferma un attimo, metti caso che è una canzone con copyright e si sa mai, togli tutto, rifacciamo, via così. Tant'è. Allora, tralasciando che abbiamo scoperto il giochino dell'autonomia, che a me piace, a me piace tantissimo questo giochino dell'autonomia, dove io abbasso l'autonomia, questo mi dà punti, i punti mi abbassano. Tra l'altro sotto fanno qualcosa, dice stability cost meno 2 national unrest, più, quindi più autonomia, più gli tolgo autonomia e aumenta la mia autorità, più comunque loro diminuisce col national unrest. Quindi potremmo anche attaccare subito, dichiarare guerra, chiamare Colla e quest'altro, lui chiamerebbe Guido e Huya. Huya è messo come un maiale, quindi non farebbe niente, sarebbe solo Guido e lui. Quindi io salto dentro con le mie temibili truppe da assalto, comandate da Panciacuti, e sarebbe la fine subito dell'orso. Poi dovrei fare anche questo qua delle Daitis, però mi dà delle Daitis del cazzo, tipo aumenta livello 3 una cosa che mi costa un boato fare l'upgrade. Cioè, non so se avete notato, più 5% per i Burgs, che è ok, più 50% perché siete i primitivi, più 35% perché sono montagne, cioè figa. Qualche altra sfida, qua perché è giungla, scommetto che costerà un boato perché è giungla, più 35% perché è giungla, che cazzo, è così tutto il paese, cosa devo fare? Guardate, non c'è una zona che non sia montagne qua. Io poi dico, figa, qua pure è tipo deserto, coastal desert, io dico, voglio dire, la nazione, capisco come è fatta adesso, non è esattamente così secondo me la provincia di Lima, però lo sviluppo lo si fa nella parte costiera pianeggiante, non andiamo a fare lo sviluppo proprio sul monte, ecco. Va bene, non possono suddividere le province in migliaia di modi, comunque sia, sono tutte montagne, qua l'importante, poi qua farà ridere quando c'era da difendere, tant'è, quindi lo sviluppo molto calmo, summon a diet molto calmo, per il resto l'unica roba che mi interessa è salire un pochino così poi da poter ripretendere indietro i nostri territori. Comunque muoviamoci in posizione e prepariamoci per assalto a Lima, che dovrebbe essere interessante perché ci dà un porto, il che migliorerà sicuramente la nostra gestione generale della situa, e inoltre dovrebbe aumentare il nostro controllo, che per ora è di Quito 32, seguito da Cusco, che siamo noi, e da praticamente un cazzo da questi qua, 26. Se ci freghiamo quel porto qua, aumenterà di qualcosina, no? Il nostro... Quindi forse potrei fare addirittura una diet dei... sapete che di solito spona, aumenta il tuo controllo navale nella zona, sì, del mercato, di quel... insomma, aumenta sta percentuale di merda. Forse prendendo Lima possiamo anche farla, quella missione lì. Potrebbe essere un'opzione. Pam 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 pam. Amo in guerra, ma non credo che esatto, solo Quito potrebbe mai entrare da lì, quindi frega un cazzo. Vabbè, non hanno neanche il generale questi qua. No, sì, ce l'hanno, ho visto male. Sei un po' sotto di moralino, le botte te le diamo belle faster. Esattamente, adesso via. Scappa, rifugi. Guarda che è entrato quell'imbecille. Io non pensavo sarebbe entrato, onestamente. Pensavo avesse una truce con noi, che per quanto pare si resetta. Io tutte le volte mi dimentico di quelle cose qua, del fatto che si possono resettare. Mi state veramente rompendo il cazzo, ve lo posso dire. Panacos gets influence, Panacos. Quanto hanno di influence questi stronzi qua? Poi per quanto? Fino a 72. Hanno una bella influenza, sti cazzo di Panacos. Comunque, Sias. Che palle. Panacos gain influence? Se li pago perdo prestigio anche la situ. Vabbè, tanto il prestigio lo sto già perdendo. Sì, dai, guardate, faccio quello giusto per aumentare sia la roba che quell'altra, almeno siamo tutti contenti. E la scena di Lima sembra già ben figa, ma che... sapete, ho perduto tutto il prestigio che ho, almeno adesso sale a bomba, perché più sotto non si può andare. Tra l'altro, per culo, totalmente per culo, mi è venuta anche la missione, ve l'avevo detto, non quella del trade, ma quella del conquista una provincia con un porto. Quindi, belli che a posto. Ma figa, di nuovo. Ah, sì.
Oh, questo è differente però. Una moglie decente per Tupac, il rapper, immagino sia. I preti di Inti hanno reso chiaro che Tupac deve sposarsi la sorella per far piacere agli dèi. Ok, va bene, un po' di incesto, non ha mai fatto male a nessuna dinastia, voglio dire. Molti dei suoi antenati, persino gli dei del sole, hanno sposato parenti, familiari, certo, certo, no. Si fa, chiaramente, il mento degli Asburgo è una prova della potenza del seme familiare. Comunque, il figlio della madre si rifiuta di sentire ragioni. E beh, chiaramente, per risolvere questo scisma serve prendere una decisione. Allora, 65% che c'è un'approvazione, 35% che disapprovi, potrei perdere 5 authority se lo do a sua madre. Sbattiti nel cazzo della madre con 5 ore del coso. Ma io vado per consultare gli antenati. Se loro vogliono che il ragazzo trombi la sorella, tromberà la sorella, oppure no. Gli antenati, attraverso i preti di Panaca, la mummia dalla testa del nostro lineaggio, ci ha fatto sapere, chiaramente la mummia, la testa della mummia che teniamo da qualche parte, ci ha fatto sapere che va bene questa proposta, la sua autorità è suprema e nessuno può dire il contrario. Tupac deve farsi la sorella e guadagniamo un po' di authority. È giusto che si scopi la sorella, non c'è cosa più divina che trombarsi la vicina. Però se la vicina è tua sorella, ci sta anche un panino con la Nutella, non lo so. Non so bene come funzioni qua tutta la questione dell'aggressive expansion. Tecnicamente potremmo andarla in altro a picchiare Quito, però mi interessa veramente picchiare Quito. Sì, ci starebbe per il fatto di prendere reparation, vorrebbe dire allungarlo un pochino. Ma se facessi una pace separata con non Ikma ma con Willa e gli chiedessi solo questo, oltre che le riparazioni già me le deve in verità, quindi non credo, beh, potrei far così. Lei si separerebbe così di base per i cazzi suoi. Mi guadagno una provincia che non so che cosa abbia, però comunque se mi collega all'altra zona nord così possiamo invaderla, e mi becco la roba solo per un 4% di overextension e 7 punti di aggressive expansion. Non mi pare neanche tanto 7.4 di aggressive. Proviamo a farla questa pace. Questo è stato nice, no? Questo è nice. Cos'è che c'era qua? Del grano. Va bene, poteva essere qualcosa di meglio, ma in verità non mi lamento neanche per il grano. Facciamo subito core in quel senso lì, e andiamo avanti. Allora a questo punto l'allungo per Quito, continuiamo a pestarli fino a quando gli passa la voglia anche loro. Willa mi ha messo come nuovo rivale, ma a me va benissimo. Guarda, non so perché dovresti essere già rivale pure tu. Dov'è che vado qua? Diplomacy. Dove cazzo era la roba dei rivali? Silent Government. No, non credo sia questo. Penso fosse qua. Io non posso. Ah, mentre siamo in guerra, ok. Mentre siamo in guerra ci sono le varie menate. Hanno anche le navi per. Ah, sono le navi di Lima. Queste sono le navi di Lima. Noi stiamo arrivando, boys. Ovviamente a sottomettervi, a distruggere qualsiasi cosa ci sia della vostra stupida vita, costa, guerra. Oh mio Dio, 7k di ribelli. Facciamo che ti arrendi velocemente. Adesso che ti ho conquistato questo, paghi le reparation e ti levi dal cazzo senza rompere troppo le palle. Lei fa no, non mi piace, io voglio rompere i coglioni. Cioè anche quelli però ti sono entrati nella schiena, perché avrei da fare, no? No, se ti chiedessi solo dei soldi un pochino, proprio non gli piace affatto quella faccenda qua. Ha senso allungare, adesso questi qua combattono pure con le navi, te. Va bene dai, non vorrei rompermi il cazzo troppo qua, ma allunghiamolo un attimo, prendiamo questa capitale, almeno gli chiediamo le riparazioni e possiamo continuare con tutta la faccenda. Niente, sta diventando un'eternità anche quella roba qua. Quelli di Lima sono spawnati, non li avevo uccisi a quanto pare, sono tornati a Lima, se la sono quasi ripresa, sono dovuto andarla a difendere, intanto questi qua hanno respinto quegli altri, si sono ripresi la zona, adesso sono tornato qua e adesso attacco perché entriamo. Poi possiamo entrare? No, non si può entrare lì dentro, non si può attaccare perché loro hanno stupida capitale che va assediata con 14.000 divisioni, se no non mollano un cazzo. E siccome c'è la battaglia navale che sta andando avanti da un'eternità, questa è ancora quella di prima, gli dà un debuff del 13 per le battaglie. Sì, va bene, voglio dire, mi sono già fregato un po', adesso niente. Quindi noi siamo, alla fine dei conti, io sono costretto a stare fermo qua a rompermi i coglioni. Non c'è modo di uscire da questa cosa qua senza stare qua fermi e rompersi i coglioni.
E quando finalmente potrò uscire, non sarà, cioè io volevo solo chiudere, prenderli, ma ciao, a sto punto ciao, perché non vale la pena stare qua un mese. Abbiamo pure vinto la battaglia del cazzo navale, ok? Ok? E invece no, cos'è che c'è con il meno 90? Cos'è che ha del risultato? Certo che la guerra risulterebbe in un'annessione, era il caso sbelli principale annetterlo. Ma a noi ci dà fastidio la cosa. Va bene, allora aspettiamo che vi crolli la cazzo di capitale. Teste di cazzo, gli ho chiesto le war reparation, mi sono pure fregato 90 monete, guardate, teste di cazzo due volte. Adesso bisogna aspettare che arrivi il mio tizio, che è disponibile, chiediamogli tutti i soldi e mi annetto pure sta merda di Lima. E abbiamo completato anche la roba, abbiamo preso tutte le robe, le situe. Guarda, godo veramente, gli lascio lì pure 7k di uomini in culo a prenderselo nel deretano. E Gigi, la cosa bella di avere i soldi è che comunque non siamo così indietro tecnologicamente, che non possiamo costruire niente, ma anche questo serve almeno il 4 di roba. Però tant'è, la roba bella e positiva è che adesso, senza saperne leggere né scrivere, posso abbassare, guardate là sotto, 40, sembrate 40, la gallina canta, qua non posso, posso aumentarla, qua posso diminuirla subito, bam la faccia, e allora ci ribelliamo, bravi, ribellatevi. Fino adesso devo dire che è un po' scarno, questo è un po' il difetto, questo è un po' il difetto delle vecchie DLC, no? Perché comunque tutta quella roba qua viene trattata, mi pare, in Eldorado o in altre menate del tipo, e il difetto delle vecchie DLC è che se con una DLC a inizio gioco ti davano 3 focus in più, uno sprite dell'unità e qualche decisione, con le ultime DLC, che paghi comunque un'esorbità, ti danno 20 focus tree fatti bene, 20 cose del focus tree, eccetera, eccetera. Quindi le espansioni vecchie non vengono refreshate, rimangono un po' indietro, tutto sommato. Però, a parte il fatto che è un po' scarna, mi sta piacendo. Non so mai come si pronuncia, high income per quanto ne concerne, quindi meno 25 construction time e construction cost per 25 anni, non possiamo costruire un cazzo, quindi perché farlo? Quindi non lo faccio. Improve capital, lo sviluppo deve essere almeno di 50. Total development growth by at least 50, vuol dire che deve essere 50 e essere cresciuto da quando si è attivata questa cosa qua di 50. È una brutta storia, quindi io adesso sviluppo non ne faccio, quello non lo faccio e siamo tutti belli che contenti e a posto. Potrei rompere il cazzo, ma sì. Guardate, un capo ci ha sparato proprio in faccia. Mentre si va a casa gli si tira due sberle nel muso, sti rincoglioniti. E poi si torna a Cuzco, anche se la capitale dovrebbe essere a Banacay. Vabbè. Tante. Ah, forse è Machu Picchu la capitale, ok? E tra l'altro l'ho scoperto, l'hanno trovata nel 1911. Che è impressionante, per me è allucinante, due passi dalla costa, onestamente, e non l'hanno trovata fino al 1911, ne fregava un cazzo, o forse è andata dimenticata, l'hanno già trovata nel 1500, 1600 così, e poi è stata dimenticata per oltre 300 anni, interessante. C'è un po' di maretta tra i nostri alleati, noi, le tribù appena conquistate, eccetera, eccetera. Tipo, ho voluto accettare che la nobiltà aumentasse l'autonomia della regione di un 33%, praticamente, quindi di queste due zone. Il punto è che a me frega un cazzo, cioè nel momento in cui questo sale, io posso premere quello per toglierlo più volte. E quando più lo tolgo, più punti faccio. Quindi siamo a posto. Adesso qua voglio spawnare dei separatisti. Ah, devo aver letto male, pensavo là sopra. Invece vengono a spawnare qua. Che spawnino. Noi andremo lì e gli daremo in faccia con le nostre 10k di unità. Ma i coglioni se picchiano sti pezzi di merda. No, però alla fine la spuntiamo noi perché abbiamo più uomini di loro. Per fortuna, Cristo. Tanto li stavo allenando, cosa hanno guadagnato? 13 punti di army drilling. Che non è malaccio. Siamo andati in rosso perché stiamo facendo un po' il replenishment delle truppe. Comunque tant'è, le nostre mire espansionistiche qui sono bloccate per il fatto che se dovessimo attaccarli, Kimu andrebbe con loro. Non è che mi interessi tantissimo. Non ho caso sbelli per questo? Cioè davvero non ho caso sbelli su questi? Non sono nella regione... Ah no, non sono nella Hanuko. Nella Hanuko c'è solo questo. Questa è già un'altra regione. Ok, ora capisco perché non accetterebbero, eccetera, eccetera. Beh, ma un claim si può sempre fare, non è che viene fuori, cioè voglio dire, no? Basta fare build spy network
E piano piano il claim salta fuori comunque. Così io giravo, volevo già fregarmi tutta quella faccenda lì. Perché a noi servono al momento per prendere decisione della Tawantinsuzitsu quelle regioni qua. Anche qua a sud sto iniziando a pensare di cambiare aria. Infatti sapete che roba, avevo fatto il matrimonio con questi qui, però adesso noi, appena possibile, cioè non adesso, corri favor con questi qua, possiamo interromperlo. L'unica nazione stabile è questa qua, cioè andiamo a parlarci. Infatti i Charka, praticamente molliamo prima, probabilmente molliamo loro. Vogliamo i Chupa Chupa e ce li prendiamo noi per poi andare con questi qua di fianco, non sarebbe male. Il problema è il matrimonio. Il problema è il matrimonio, bisogna aspettare che decada quello prima di poter fare qualcosa. Comunque giriamo amicizia, andiamo prima di qui e poi dopo si vedrà un attimino cosa fare, perché questo qua è un mondo di opportunità e opportunisti. E in più il nostro regnante è abbastanza vecchio. Ho visto c'ha 43 anni, non so quanto durino i regnanti di questa zona qua del mondo al momento, ma penso che 43 anni sia una veneranda età. O già 50 arrivano? Uga buga! Questa non me l'aspettavo, però adesso capisco perché alcuni dei nostri amici hanno già delle costruzioni. Tipo, vedete che loro qua hanno il tempio? E ho detto, ma come hanno fatto questi pezzi di merda ad avere il tempio? Probabilmente sono partiti già col tempio, e invece una sede che loro è spawnato l'evento costruzione di un tempio. La gente della provincia di Jiaoja sono divisi tra l'adorare il local, gli auka, i dei locali, e quindi è stato deciso di creare un grande tempio della nostra religione, che sarà costruito qui come centro naturale di amministrazione spirituale della regione. Il leader della costruzione bla bla bla, ovviamente il nostro re, cioè che viene presentato al nostro re, sono due piani per la costruzione del tempio: un nuovo tempio in una nuova locazione, Gena Temple in Jiaoja, oppure sempre Gena Temple in Jiaoja. L'unico punto è: spendi 60 ducati e hai 5 authority o perdi 5 authority e 30 ducati? Visto che comunque un tempio ci costerebbe sui 100 ducati, io ne spendo 60, che è di meno, guadagno 5 authority e abbiamo a Jiaoja un bellissimo tempio. Cazzarola. Questo è nice. Vediamo se ticca la moneta lì. Tin. Tin. Ok. 0811 non è male. 012 praticamente ci ha dato quel tempio. No, cazzo, 08, 9, 10, 11, 04. E tant'è, adesso arriverà una truppa, quello 04 se lo magna, guardate. 09, palese. Qua la situazione è tutta complicata. Quello che faccio adesso è aspettare che finisca la truce con loro qua e mangiarmeli definitivamente. Probabilmente andremo in guerra da soli, perché gli altri, forse per la truce, forse non lo so. E una volta che abbiamo mangiato questo, me ne sbatto il cazzo delle alleanze, amicizie che ci sono qua. Perché adesso, tipo, se noi dichiarassimo guerra, nessuno entra. Questi perché sono alleati, questi perché sono lontani. Quindi qui a nord ci servono nuovi alleati. I miei nuovi alleati penso che probabilmente siano quelli là. Diciamo che abbiamo sfruttato quello che potevamo sfruttare. È ora di cambiare aria con le varie popolazioni del luogo. Quindi guerra lampo contro questi qui probabilmente. E poi dopo diciamo ciaone ai Gianfranchi qua. Hanno fatto quello che dovevano fare, però hanno rotto anche il cazzo. Possiamo dirlo che hanno rotto il cazzo? Hanno rotto il cazzo. Allora, qui la faccenda diventa un po' tricky, perché nel dichiarare guerra a questo noi possiamo solo chiamare Kimu, che non vorrei chiamare perché anche lui vuole queste due regioni, quindi dovremmo fare la situazione un pochino così. L'1K va là a tappare quella zona, i nostri vanno qua a tappare questa e speriamo di entrare primi, sì, qui sotto e anche là sopra. Ora io spero, dovrebbe dare tutte e due a noi tecnicamente e siamo belli in guerra. Qua entra questo, dovrebbe entrare anche, essere entrato anche quello là, però è in culo ai lupi, Quito. Cioè meglio, è in culo ai lupi e ha una rivolta, quindi probabilmente verrà Tumbes. Quello che c'è, il tizio decide di mollare tutto e andare ad attaccare, per noi va benissimo, facciano quello che vogliono, noi qua l'abbiamo presa. Riconsolidiamo gli 11k, loro vanno avanti là in alto a fare quel cazzo che vogliono davvero. L'unico punto è il fatto di attaccarli non rompe l'alleanza con quelli là. Sono alleati con Cusco e Muisca. E infatti, non sono più alleati questi qui con i nostri, sono solo alleati con Uya, e essendo entrato in è strano. Vabbè, comunque tant'è. Tra l'altro, fun fact, si è tolto il matrimonio qua da loro. Quindi vuol dire che ho fatto break alliance e sono andato per fare il claim. Adesso sono questione di tempo perché ci mette in truce. Come si dice in italiano truce? Tregua. Tutte le volte mi dimentico. Tregua.
è messo in tregua, quindi per un po' noi facciamo questo, ci prendiamo 4.7 ducati da alcune cose, là loro si combattono come al solito la roba, pieno di rivolte a tutte le parti, beh, tutto sommato la vita per noi va abbastanza bene, ci ciompiamo tutta quella roba qua e probabilmente ci ciompiamo anche un pezzettino di questa roba qua, perché la vita è così che va, fine. E una volta fatto questo, un nuovo ministro recentemente è venuto nella nostra nazione. Ministro forse intende prete, eh? Ah, menestrello, ministrello, ok, menestrello. Le sue intenzioni sono di girare il paese e portare gioia per chiunque lo ascolti. Ammazzatelo, no, va bene. Va bene, 50 administrative power. A me va da Dio, no problem. Già che ci siamo una volta preso qua, però dobbiamo correre a prendere anche qui sotto. Ok, l'ho telefonata, l'ho chiamata. Andiamo, speriamo che quella non vincano. No, perfetto. Con meno 28 la vedo difficile. Ci prendiamo anche quel pezzettino qui, molto probabilmente. E poi sti cazzi. Boh. E poi vediamo un attimino cosa succede. Potremmo già andare a Quito noi per gli affari nostri. Potremmo anche già chiuderla qua, probabilmente. Ovviamente no. La si vedrà lì quando cade quello. Noi ci appostiamo là, sui monti a Tumbes. Vediamo se vengono a trovarci loro. Adesso non possono più uscire da nessuna parte se non per passare da Tumbes. Quindi voglio proprio vedere che cazzo si inventano per quella guerra qua. Tanto qualcuno si è unito in alleanza con qualcun altro. Io qui non vedo assolutamente nessuno. Faccio un passo avanti. Però tecnicamente dovrebbero esserci. Forse sono tutti qui. 13k belli schiacciati lì sulla costa. Guarda che belli. Belli come il sole. Vabbè, adesso waiting simulator di nuovo fino a quando non si rompono il cazzo. Chiudiamo così, va là. Prendiamo qua, fino a non ho chiesto reparation perché il tizio ha iniziato a girare per la foresta, vai a trovarlo, te l'hai in mezzo in verità. Quindi ho detto no, no, lasciamo perdere. Bon, chiusa così, ci siamo presi tutto quello della nostra regione che potevamo prenderci e in verità la situa è fatta. Curizziamo tutti, non lo so. Allora, abbiamo fatto la missione Conquer Wanka, che ci dà a me poi 10% di prestigio per 20 anni più uno. Va bene, lo prendiamo tanto per almeno la sito è fatta. Speravo qualcosa di meglio, ma non fa niente. Corrizziamo tutto e Cusco direi che è già diventato di un'ottima dimensione. Di un'ottima dimensione. Allora, Build Spain Network, questo va bene. Questo qua lo possiamo togliere, siamo a posto. Qui la truce scade fra marzo del 70, quindi un anno giusto. Un anno giusto da oggi marceremo su questi stronzi qua sotto per prenderci quello che ci devono. Ora io ovviamente non farò un cazzo per un po' perché... allora vediamo, possiamo mettere nuovi cosi, mettiamo colla, Kajamja, questo qua giusto? Sì. Beh, possiamo metterli quasi quasi tutti e tre. Allora colla sicuramente, nostro rivale. Poi mettiamo anche Crypto Paia Panza e siamo belli a posto. E poi forse aggiungiamo Kimu alla fine, non lo so, adesso lo vediamo. Fatto sta che l'espansione è ottima. Potrei aspettare un annetto, potrei fare Seas Land subito. Ah, il fatto che mi sono beccato i ribelli, quindi per un po' ci sarà il local unrest. Tra l'altro non posso già abbassare... No, peccato che non posso ancora abbassare la... Però di quelle regioni nuove qua... Ma che bello. Ma che bello. Tra l'altro già l'avevano abbassata loro un sacco qua probabilmente, non so. Però tant'è. Qua abbiamo 62 punti. Ci stiamo avvicinando al centino. E quando iniziamo al centino poi possiamo scegliere un bonusino. Che bonusino sarà? Manpower Recovery? Colonialist più uno? Questo sarebbe veramente nice averlo subito, eh. Legitimacy no. Morale 10%, core creation 10. Io direi che fra questo qua, il più uno colonist e il morale delle armi, proprio sul colonist, così possiamo iniziare a prendere qui sotto roba e lì si inizia a godere veramente tanto. Allora, aspettiamo un annetto, comunque vediamo se ci sarà possibilità di fare la guerra oppure no. Per adesso si va solo così. L'unica roba che mi interessa è... migliorare adesso curry favor con questi qua e probabilmente con Quito. Con Quito vorrei fare curry favor per adesso e poi dopo toglieremo quello che c'è, l'alleanza. Ah, qui anche l'alleanza qua. Ci abbiamo ancora royal marriage? Sì, ci abbiamo ancora royal marriage purtroppo, quindi per ora non se ne parla di situare con lui, ma tant'è, magari ci verrà utile anche in futuro, quindi per ora stiamo belli calmi. Anzi, sapete che roba, no longer rival, abbiamo rival. Un culo ai lupi, proprio. Va bene, vado a prenderlo e GG. Vediamo anche le diet, ho paura a summonarle perché sono delle quest veramente di merda per queste... quelli lo prendono. Sono delle quest veramente di merda, le missioni veramente di merda per i tribali che siamo noi, tipo...
Però boh, è un rischio, è sempre a rischio quando le piglio. Porto brutte notizie! Apu. Ah no, Apu è un titolo a quanto pare, un nuovo Apu è stato eletto. È il nostro Palapampiri è schiattato, signori miei, è proprio deceduto, ha tirato le situe. È spirato, non saprei come altro dirlo, ed è stato succeduto. Devo dire, a malincuore, dopo aver elogiato che comunque c'era un po' di flavor e la divertente, che dopo la prima riforma, sapete, lui ha detto questa è la prima delle riforme per sistemare la città, non c'è stata una seconda, una terza riforma, eccetera eccetera, quindi è un po' una merda sotto quel punto di vista lì. Un peccato, chissà cosa si sarebbe voluto, mettere due focussini in più, ma tant'è, o fare due eventini in più, ma tant'è. Fatto sta che adesso il nostro regnante non è un granché, anzi fa abbastanza cagare come generale, vediamo se reclutandone uno 4-1-3 preferisco al coso, dai, meglio così, sempre generale 2 stelle. Diciamo che adesso siamo un pochino... Beh, forse mi ha imputato i matrimoni, tecnicamente, fatemi vedere. Coloro... Anzi, faccio prima fare come... Ho matrimoni solo con Charka, che è questo qua. Ok, quindi non ho più matrimoni né con questo né con quello. Potrei farlo con Quito. Giusto? No, no, perché non ho... Avevo appena iniziato a fare curry favor. Aspettiamo 10 giorni. Lo sapevo che non mi trovava più tanto quel tizio là, cosa doveva succedere dopo tutto sto tempo, aveva 50 anni, voglio dire. Il figlio eletto qui è un 536 che è ottimo, è già 25enne, manco Kapakanan, fa un po' cagare 613, però è ancora vivibile 613, quindi teniamocela così. E con la morte del regnante, sapendo che di eventi non ce ne saranno più, chiudiamo questa seconda puntata con Cusco e le sue fatiche. Devo dire che qui sotto sono messi proprio bene. Fossi loro premerei il tasto togliere l'autonomia ancora un paio di volte, che sicuramente gioverà alla faccenda. Noi possiamo abbassarla da qualche parte prima di andare, giusto così come buona provvidenza verso il futuro? Manco per il cazzo, ma tant'è. 62, signore, abbiamo chiuso con 62 authority. E la prossima, vabbè, ve ne parlerò direttamente nella prossima puntata, quello che faremo per la prossima puntata. Un salutone e a quel che sarà, ragazzi.